in generale comunque sono sempre state partite vivaci, con tanti gol, 2-0, 2-3, il 4-1 con Gattuso dove Lozano fece i buchi per terra. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto Il Darion, oggi è venerdì, siamo nella vigilia di Napoli-Atalanta, oggi facciamo un video appunto vigilia, vediamo un po' le probabili formazioni, come si schiererà il Napoli, come si schiererà l'Atalanta, tutte le cose diciamo classiche che facciamo nelle pre-partita. Prima di cominciare però, come sempre, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi perché tanti di voi guardano i video, è totalmente gratis, mi aiutate tantissimo, quindi fatelo perché per voi è soltanto una perdita di 2-3 secondi per fare due click. Allora, ci lasciamo alle spalle in maniera abbastanza amara la questione Acerbi Juan Jesus. Tra l'altro Acerbi oggi se ne è uscito con altre dichiarazioni che tutto hanno fatto fuorché scagionarlo, però non ne voglio più parlare onestamente, il mio l'ho detto, quindi andiamo avanti. Parliamo della partita di domani, ragazzi, una partita che inaugura il rush finale. Siamo arrivati ormai all'ultimo giro, 9 partite rimaste, 9 finali, quindi le famose 9 finali che vanno vinte a tutti i costi a partire da domani. Una partita sicuramente che non sarà facile, perché conosciamo l'Atalanta, conosciamo Gasperini. Ho visto anche prima, preparando il video, qualche precedente, qualche dato, e ci sono dei dati interessanti che voglio dopo, diciamo nel finale del video, voglio dirvi. Cominciamo con il parlare, diciamo, della formazione dell'Atalanta. Ecco, partiamo un po' dagli ospiti. Ecco, non ho trovato in giro la conferenza stampa di Gasperini, però ho visto il report allenamento dell'Atalanta e praticamente diciamo, i due dubbi principali che aveva l'Atalanta erano riferiti a De Ketelaere e Koopmeiners. De Ketelaere sicuramente non ci sarà domani perché dal report dell'Atalanta c'è scritto comunque che ha fatto soltanto terapie, quindi direi al 100% non verrà nemmeno convocato. Per quanto riguarda invece Koopmeiners, oggi si è allenato in parte col gruppo, quindi potrebbe magari strappare una convocazione in vista di domani, però diciamo che la titolarità dal primo minuto non credo che ci sarà, entrerà magari a partita in corso, e questo è un bene, è una cosa positiva per noi. Quindi, vedendo rapidamente la probabile formazione, diciamo è la classica dell'Atalanta con giusto due accorgimenti: 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Scalvini, Gym City e Kolasinac come tre difensori, a centrocampo Holm e Ruggeri sulle fasce, al centro De Ron e Ederson. Sulla tre quarti, Lookman dovrebbe essere certo del posto sulla sinistra. Trequartista di destra c'è questo ballottaggio tra Miranchuk e Pasalic. E poi c'è il secondo ballottaggio, che è ballottaggio fino a un certo punto, Scamacca-Koopmeiners. Quindi questa dovrebbe essere a grandi linee la formazione dell'Atalanta. Ed è una formazione sicuramente ostica, tosta da affrontare. Occhio ragazzi al centrocampo, loro al centrocampo c'hanno De Ron ed Ederson, quindi un centrocampo abbastanza diciamo fisico, verrà sicuramente ad aggredirti alto per recuperare palloni. E non a caso ragazzi, piccola statistica che vi butto lì: l'Atalanta è la prima squadra in Serie A per recuperi fatti a partita, ne ha ben 9 in media a partita, e questo è un dato che sicuramente dovremmo tener conto domani. Io penso che la partita bene o male si deciderà lì, a centrocampo. Il Napoli dovrà stare attento alla corsia centrale perché l'Atalanta lì bene o male convoglia tutto il gioco. Attenzione poi anche alle fasce, perché comunque Ruggeri e Holm sono due comunque frecce sulle fasce che danno fastidio. Occhio ai cross, l'Atalanta è la squadra che effettua più cross in Serie A ed è quella con la percentuale più alta di cross riusciti a partita, quindi attenzione ai cross, non dovremo sicuramente concedergli troppo il cross dalle fasce, quindi sarà importante andare, diciamo, a pressare gli esterni. Occhio a Scamacca, che comunque è un giocatore che dal punto di vista del gioco aereo ti può dare molti problemi, e se diciamo collegando questa statistica a quella dei cross capiamo a grandi linee un po' quella che può essere una soluzione per l'Atalanta. Cross dalle fasce per Scamacca, che sui duelli aerei ti può dare molto fastidio.
Quindi questa, bene o male, è la formazione dell'Atalanta. Per quanto riguarda invece il Napoli, rispetto a ieri, dal report allenamento non ci sono state grosse novità, anzi forse è arrivata una sentenza, mettiamola così, riguardo Kvara. Ci hanno detto che oggi Kvara ha fatto soltanto personalizzato in palestra e in campo e diciamo che il più delle volte quando succede questo, al 99% poi il giocatore non viene mai convocato per la partita. Io però penso che domani una convocazione Kvara la strapperà, ma soltanto per fare gruppo, per stare vicino alla squadra. Cioè, io domani Kvara in campo non ce lo vedo. Mi immagino una cosa tipo come con Osimhen contro il Genoa, se vi ricordate, che è stato convocato, ma è stato sempre in panchina. Ecco, quindi mi aspetto un Kvara convocato, ma che resta in panchina per fare gruppo. E quindi andiamo alla formazione del Napoli, 4-3-3 come sempre. Ci sono secondo me delle cose da dire sulla formazione. Allora, in porta non ho dubbi, giocherà Meret. In difesa, Di Lorenzo a destra e Rachmani, secondo me sono le due certezze. Capitolo Juan Jesus. Allora, Juan Jesus diciamo che potrebbe essere logico pensare magari a un Juan Jesus domani che è magari un po' influenzato negativamente dalla settimana che c'è stata col Casa Acerbi. Potrebbe magari esserci domani un Juan Jesus che sta un po', diciamo, provato, tra virgolette, per tutto quello che è successo, o potrebbe succedere il contrario, quindi un Juan Jesus che sta bello carico, bello incazzato per quello che è successo e quindi potrebbe tirar fuori una prestazione incredibile. Quindi attenzione a Juan Jesus domani perché potrebbe essere, diciamo, una giornata un po' particolare per lui, ecco. Però lo vedo titolare, cioè non credo che non lo farà giocare perché è rimasto scosso dalla sentenza, però questa cosa potrebbe influire, secondo me, sulla partita. Per quanto riguarda invece la fascia a sinistra, secondo me giocherà Mario Rui, perché comunque, ragazzi, Olivera, essendo sudamericano, è sempre uno degli ultimi che arriva dalle nazionali. Mario Rui non è neanche andato in nazionale, quindi è bello fresco e riposato, quindi io credo che domani giocherà Mario Rui, anche se lì dovrebbe agire, come si chiama, Holm, e potenzialmente anche un Miranchuk o un Koopmeiners se recupera, quindi sicuramente domani Mario Rui avrà una partita abbastanza tosta. A centrocampo Lobotka, certo del posto, Anguissa, anche se io onestamente questo Anguissa lo terrei in panchina perché questo Anguissa non sta dando niente, però le alternative non ci sono. E per quanto riguarda la mezzala, c'è da fare secondo me un discorso, perché la mezzala potrebbe essere collegata al sostituto di Kvara. Perché? Perché allora Kvara non ci sarà domani, quindi al suo posto chi può giocare? Io mi sono segnato quattro opzioni. Vi dico subito quella che secondo me è la meno probabile, che è Ngonge a sinistra. Ngonge a sinistra mi sa tanto di giocatore messo fuori ruolo, adattato. Io non adopterei questa scelta. Me lo conserverei più come cambio nel secondo tempo per Politano. Seconda scelta potrebbe esserci Lindstrom, ma Lindstrom, ragazzi, come vi ho detto nel video del mercato, diciamo, del Napoli fallimentare di qualche giorno fa, giocatori come Lindstrom, come Kajust, come Nathan, a oggi non li vedo dietro rispetto agli altri. Potrebbe però essere un cambio a partita in corso domani. La cosa certa è che domani Lindstrom non deve sprecare l'occasione che avrà sicuramente o dal primo o a partita in corso, perché non ci sarà Kvara, quindi io un Lindstrom domani che gioca me lo aspetto ovviamente da subentrante, però mi aspetto che faccia dei minuti domani, quindi scarterei l'opzione Lindstrom dal primo minuto. Ne sono rimaste due: Raspadori messo lì a sinistra, che secondo me è la scelta più logica e quella che secondo me alla fine verrà fatta. Però ce ne sarebbe anche un'altra, ovvero Traoré messo esterno a sinistra con mezzala o Kajust o Zielinski. Però questa scelta secondo me alla fine non verrà fatta perché Kajust dal primo minuto ti brucia un cambio a centrocampo. Zielinski dal primo minuto insieme a Traoré a sinistra pure un'altra opzione che io scarterei, perché ragazzi Zielinski a oggi ormai è da considerare un giocatore fuori dal progetto Napoli.
La cosa certa però, ragazzi, è che io mi aspetto domani un Napoli che avrà una formazione, diciamo, propositiva, perché tu comunque domani la partita la devi fare tu, la devi vincere. Cioè l'Atalanta non ha motivazioni, come posso dire, non è che se non vince l'Atalanta allora è fuori, siamo noi che siamo obbligati comunque a fare una vittoria. E quindi io domani sicuramente mi aspetto una formazione offensiva e propositiva, quindi Cagliusto insieme ad Anghissà, per esempio, non me l'aspetto. Io mi aspetto domani, ragazzi, Traoré in mezzala con Raspadori sulla sinistra, a destra Politano e davanti Osimhen. Quindi questa è la situazione. Ripeto, occhio al centrocampo. Domani Anghissà, se ci degna un po' della sua presenza, potrebbe magari essere una partita dove può essere decisivo. Ecco, per esempio, il centrocampo Anghissà, Traoré. Diciamo, Traoré ha dato dimostrazione comunque nelle ultime partite di sapersi comunque inserire bene per quanto riguarda i contrasti. Nella partita contro l'Inter, Traoré ha fatto bene dal punto di vista dei contrasti e dei recuperi, quindi quello non mi preoccupa tantissimo. A me preoccupa Anghissà, ragazzi. È Anghissà l'ago della bilancia. Se decide di giocare domani, allora abbiamo chance di vincere. Se decide come fa ormai da tempo, di sparire per 70 minuti e poi giocare nella fine, e allora lì c'è poco da fare. Ecco, quindi per me sarà fondamentale il contributo dei centrocampisti domani. E poi, come ho detto prima, dobbiamo sicuramente noi sfruttare bene le catene, perché loro comunque sulle fasce numericamente diciamo meno giocatori, perché concentrano tutto nel centro. E poi dobbiamo stare attenti ai crossatori. Ecco, un duello Juan Jesus-Scamacca potenzialmente domani può essere decisivo. Ecco, domani Juan Jesus non avrà sicuramente un avversario comodo. E detto questo, ragazzi, quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda le formazioni. Ditemi nei commenti, secondo voi, quale sarà la probabile formazione del Napoli domani. Vi lascio con qualche statistica sui precedenti. Allora, ho considerato soltanto i precedenti dal 2014 in poi, considerando tutte le competizioni, abbiamo avuto 12 precedenti, considero solo quelli in casa del Napoli, eh. Quindi dal 2014 a oggi 12 precedenti in casa, 5 vittorie per noi, 4 per l'Atalanta e 3 pareggi, quindi dei precedenti comunque abbastanza equilibrati. E in generale comunque sono sempre state partite vivaci, con tanti gol. 2-0, 2-3, il 4-1 con Gattuso dove Lozano fece i buchi per terra, 2-2, 1-2, 3 volte un 1-2 per l'Atalanta, 3-1, 3-1. Domani ci aspetta una partita che io penso comunque sarà anche domani vivace e divertente, perché comunque si affrontano due squadre che hanno comunque nella propositività il loro punto di forza. Quindi domani non credo che assisteremo a una partita noiosa. Poi ripeto, noi abbiamo più l'obbligo noi di vincere rispetto all'Atalanta. Certo, l'Atalanta deve seguire pure lei comunque la corsa Champions League, però l'Atalanta può permettersi qualche passo falso, ok? Noi invece no, è quello il problema. Noi dobbiamo fare 8 vittorie su 9 come minimo, quel famoso video che vi feci qualche giorno fa. 8 vittorie su 9, e in contemporanea quelle sopra devono crollare. Ecco, quindi siamo proprio in una situazione disperata, togliendo di mezzo la Champions League, è comunque uno scontro diretto per l'Europa League. Domani si affrontano la sesta e la settima, quindi l'Atalanta è comunque un avversario per la corsa all'Europa League, e quindi domani sei obbligato a vincere, non ci sono scuse. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, scrivetemi un po' un vostro parere, un vostro pronostico, cosa vi aspettate domani, cosa vi immaginate. Detto questo, lasciate un bel like, mi raccomando, per il video, iscrivetevi che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo domani con il post partita. Domani si gioca la mezza. Spero di non intossicarmi il casatiello domani, perché domani sabato si mangia casatiello dalle mie parti, e speriamo bene per il Napoli domani. Vi detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre, vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo domani.